Amici Trebi Meteo, benvenuti a questa nuova edizione del TG di Trebi. Partiamo dall'immagine del satellite, ci mostra la perturbazione che al momento è ancora presente nelle regioni meridionali, sono in atto anche delle piogge al sud, ma col passare delle ore questo sistema nuvoloso si allontanerà verso la Grecia e verso il Mediterraneo orientale, quindi tempo in miglioramento al sud a fine giornata e già sono tornate ampie zone di sereno al centro-nord. La nuvolosità che vediamo qua sulle Alpi in realtà si limiterà alla lambire davvero l'arco alpino anche nei prossimi giorni. Insomma, si va verso una situazione stabile, vediamo cosa accadrà nel fine settimana con quest'alta pressione che torna ad allungarsi verso il Mediterraneo centrale e l'Italia. Poi in realtà si prepara una perturbazione atlantica per la fine di domenica, raggiungerà le regioni settentrionali dove abbiamo un gran bisogno di precipitazioni, ma in realtà piogge che saranno però più deboli e non risolveranno certo il problema della mancanza appunto d'acqua. Un'occhiata ora alle temperature proprio del weekend, sabato valori massimi particolarmente miti, soprattutto al centro-nord, dove potremo anche superare i 20 gradi. Poi per quanto riguarda inizio della prossima settimana, la perturbazione che vi ho indicato sarà poi seguita da aria un po' più freddina, quindi temperature in diminuzione all'inizio della prossima settimana, ma poi già da mercoledì la situazione tornerà stabile e con clima mite. Con questo è tutto, per i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.